Guardalo. Il melograno. Che bello. Altamente simbolico. Tanti piccoli elementi, ognuno autonomo. Si può dire tante piccole personalità unite in un unico frutto che produce questo succo che fa bene. È un simbolo, certo. È un simbolo, perché no, sociale, di qualcosa che sta insieme. Sì, perché voi adesso siete lì alla fiera dei luoghi comuni. Oh, per fiera dei luoghi comuni non intendo la fiera delle ovvietà, esattamente il contrario. Cos'è un luogo comune? Per me un luogo comune è un qualunque luogo che sia, come dire, frequentato collettivamente, che riguardi tante persone che hanno tra di loro delle relazioni. Può essere una scuola, può essere una piazza, può essere un servizio sociale, può essere una serie di cose anche molto complesse e molto importanti, perché sono le cose che in qualche modo determinano appunto il nostro stare assieme. Certo, non è mica facile oggi parlare di sociale, perché siamo tutti un po' chiusi, tutti un po' in difesa, è un momento terrificante da tutti i punti di vista, economico e non solo. Però vale la pena di ricordare dove siamo. Siamo in Emilia-Romagna, beh, ma qui le generazioni che ci hanno preceduto ci hanno dato dentro, perché i nonni qua hanno fatto la resistenza e i padri hanno costruito una società civile bella tosta, hanno in qualche modo garantito i diritti nei campi e nelle officine, quasi quasi canterei nei campi e nelle officine, ma non c'ho la voce e poi sarebbe retorico, però è tutto vero. Quindi partiamo da un contesto, da un territorio che è particolare, e in questo contesto, in questo territorio si possono ripiantare delle altre piantine che diano un'energia nuova un po' al tutto, e se solo lasciamo stare i target, le mission, i plus, eccetera eccetera, e ritroviamo la concretezza delle relazioni. Ecco, quindi voi lì state facendo una cosa sacrosanta, state ricostruendo al telaio, si può dire, metaforico, delle relazioni sociali importanti che accettino fondamentalmente la cosa più difficile, che è la diversità, la divergenza, la stranezza. Beh, insomma, comunque non volevo né farvi solo i complimenti né tantomeno farvi la predica sociale, cioè, bene. Volevo solo avvertirvi che ci sono dei miei amici lì che vi daranno fastidio con una telecamera, ma è a fin di bene, perché vorremmo mettere via delle testimonianze, mettere via dei filmati per poi in qualche modo ingrandire e amplificare la comunicazione su quello che state facendo. Grazie, ciao.